Loro sono arrivati lui l'ultimo giorno, Machine, l'ultimo giorno di mercato. Lui è arrivato qualche giorno prima di Akate. E penso che la carriera, anche se giovani, la conosciate tutti. Di Akate è un giocatore che forse ha avuto qualche intoppo nella sua carriera, però è ancora il 98. Le qualità le ha sempre avute. E poi andando alla Fiorentina è successo qualcosa, per colpa sua, per colpa di qualcun altro, però noi l'abbiamo preso proprio per questa voglia di rivalsa, di rivincita e voglia di dimostrare. L'altro giorno è andato a giocare con la Primavera con uno spirito di sacrificio importante perché è venuto qui per stare con la prima squadra, certamente. Poi andare a giocare pure nello stadio della Juventus ci sarebbe fatto piacere, però il ragazzo ha capito che solo per una crescita sua personale, fisica, per poi trovarcelo pronto dopo. Normale che subentrare a gennaio in una squadra non è mai facile, però penso che ci possa dare una mano per il proseguo. Abbiamo fatto un contratto abbastanza lungo, insomma, scappavi. Per cui ci crediamo e ci crederemo. Cercheremo di farlo stare al meglio. Viene da un infortunio che ha avuto a novembre, no, a novembre, a quest'estate quasi. Per cui io a novembre, perché adesso il mercato pensavo fosse un po' sballato e basta. Poi dopo quest'altro personaggio che siamo stati vicini ad essere insieme al Trapani, che lui ha giocato al Trapani. È un giocatore che ha fatto e sta facendo, ha fatto sempre bene. E noi cercavamo un giovane di prospettiva, come anche lui, per cercare di lavorare anche nel futuro e non andare come abbiamo fatto quest'anno con tanti prestiti o gente un po' più avanzata come età, perché volevamo abbassare anche la media della rosa, la media dell'età, e allora abbiamo pensato a lui. Avevamo altre strategie su altri ruoli. Poi, quando abbiamo visto che il mercato di gennaio non era facile attuare determinate situazioni, di lui già avevamo parlato un po' di tempo fa, e poi abbiamo affondato il colpo negli ultimi 2 giorni, però lo stavamo seguendo da sempre. Poi, se la dovete dire. Io poi dopo continuiamo, però se facciamo liberare loro. Sì, che hanno l'allenamento. Siamo con le domande. Cominciamo con te. Ciao, ben arrivato, sono Paolo Rossi, della Gazzetta di Parma. Il tuo nome è emerso già alla ribalta qualche anno fa. Il direttore ha già accennato ai problemi che hai avuto. Come ti racconti? Perché arrivare in prima squadra da Fiorentina, forse già almeno 2 stagioni fa, ci si aspettava di trovarti già più in alto. Ecco, dici un po' cosa è successo e con che spirito avete parlato. È stato molto difficile in questo, magari posso dire, gli ultimi 3 anni a Firenze, però li devo ringraziare tanto per quello che hanno fatto per me. Sono stati i primi a farmi capire cosa vuol dire veramente essere un professionista, ma di Firenze magari non ci voglio parlare tanto, capito? Ora che ho cambiato aria, cioè, devo ringraziare tanto la società e il direttore Fogliano per l'opportunità che mi ha dato e la fiducia che ha avuto in me. Quindi cercherò di mettermi a disposizione, di dare tutto quello che ho, di dimostrare sempre per essere a disposizione del mister. Ringrazio molto anche il mister per la fiducia che mi ha dato subito. Anche i miei compagni di squadra che sono sempre stati disponibili, mettermi subito sul gruppo, facendomi integrare direttamente. Mi sento veramente felice e fortunato, molto fortunato. Quindi devo tanto a questa società e vorrei dimostrarlo in campo. Sei consapevole che molto dipenderà anche da te, perché ovviamente se il Parma ti sceglie vuol dire che hai dei mezzi. Se
certamente. Cioè, però la tua vicenda a Firenze ha attraversato due o tre allenatori diversi. Questo fa pensare che forse c'è stato anche un po' da parte tua qualcosa che non funzionava, quindi è un po' un resettare e ripartire dandosi la spinta a questa tua giocare nel Parma, no? Fa pensare che magari la colpa è mia, però cioè, come no, le colpe non è che sono tutte di qua o tutte di là, sì. No. Ma come ho detto prima, cioè, Firenze ora come ora l'unica cosa che posso fare è ringraziarli e basta, ma non voglio tornare indietro a raccontare quello che è successo. E sul piano tattico come ti descriveresti come, come tipo di centrocampista? Dove ti preferisci giocare? Allora, sul piano tattico magari preferisco fare la mezzala, però cioè, il ruolo non dipende da me, dipende dal mister. Anche se mi mandi a fare portiere lo vado a fare, quello cioè, sono sempre al suo disposizione. Le tue più belle partite le hai giocate da interno? Le hai giocate? Da mezzala, perché mi piace inserirmi, certo. Andare a fare gol, cioè, perché posso dire grazie a Dio c'ho questo la fortuna di fare gol. Bene. Allora, la pronuncia del direttore è giusta? Machine? Più o meno. No, più o meno, più o meno. Perché noi qui ti dobbiamo chiamare tutti i giorni. Vogliamo Machine, chiamarti Machine. Giusto. Machine. Machine. Ah, Machine, perfetto. Molto bene. Faccio la stessa domanda sua. Dove ti trovi meglio come posizione? Io in tutti i ruoli dal centrocampo mi trovo meglio. Cioè a mezzala, mediano, per me è uguale. La tua crescita nel settore giovanile dove hai avuto una un passaggio importante della Roma, un titolo italiano se non ero nella primavera. Quindi sei uno che ha un bel curriculum da giovane. La tua crescita nell'ambito professionistico è come te l'aspettavi? Stai andando come aspettavi di poter andare o pensi di poter dare di più? Penso che sempre si può fare di più. Non se me l'aspettavo, sinceramente, fino a 4 giorni non sapevo che ora sarei qui, quindi sono molto contento di questa opportunità e spero di fare ancora di più. Come te l'aspetti la Serie A rispetto alla B, che ormai la conosci bene? La Serie B sei stato anche nostro avversario l'anno scorso. Che cosa ti aspetti della Serie A? Quel poco che hai già potuto intravedere o che vedevi in televisione o che hai visto l'altra sera? Mi aspetto, vedo che è tutto molto più veloce, tutto più... i ritmi, tutto più in un modo veloce della Serie B. Conoscevi qualcuno personalmente dei tuoi nuovi compagni? Sì, sono stato a Trapani sia con Matteo che con Barilà. Sì. Cosa ti hanno detto arrivando qui? Ti hanno un po' spiegato la situazione? No, sì, so, mi hanno dato il benvenuto, sia già a Trapani l'ho visto, sono delle brave persone, professionisti, sono contento di ritrovarli qui. Una domanda per tutti e due, poi io mollo il microfono. Cosa vi aspettate da qui a giugno? Cioè, come e quanto spazio pensate di trovare in questa squadra? O basterà comunque far parte di questo gruppo per crescere e consolidarsi? Cioè, lavoriamo insieme al gruppo, ci mettiamo sempre alla disposizione del mister. Auguriamo sempre il meglio della squadra, a cercare di fare bene tutti insieme, cercare di fare risultati. La cosa più importante è il gruppo, ma non il singolo. Io penso che io sono venuto qui per essere un altro giocatore in più del gruppo, aiutare quello che posso a raggiungere l'obiettivo della squadra, sia avendo più o meno spazio, l'importante è quello di raggiungere gli obiettivi del collettivo. Sì, buongiorno, Guglielmo Truppo, Radio. Tu eri in panchina, no? Sabato sera, mi riferisco alla partita con la Juventus. Che Parma hai visto? Come è stata accolta poi questa vittoria nello spogliatoio? Noi abbiamo visto solamente qualche foto, però che animo c'è? Scusa, è una vittoria perché per noi è stata veramente una vittoria, ma è in realtà un pareggio. Io dalla panchina ho visto una squadra che non ha mollato fino all'ultimo, ci ha creduto sempre, anche con le difficoltà che ci tiene una partita contro una squadra come la Juventus. Poi sì, c'era
c'era la felicità, perché come dici tu è stato un pareggio come se fosse una vittoria, penso che è stato meritato, la squadra ha fatto bene, quindi il risultato giusto. Questa vale per tutti e due, c'è qualche giocatore a cui vi ispirate, non so, un modello che seguite, qualcuno a cui potete somigliare dei grandi? Cioè, come idolo? Sì. Preferisco Paul Pogba, però meglio che sto zitto, non dirlo ora, capito? Perché a Firenze è stato detto, poi cioè, ce ne sono dei critici, tutto. Ma adesso, come adesso, magari prendo esempio dai ragazzi che sono qua, capito? Preferisco così. E poi più in là ne ripariamo. Ci sono un sacco di giocatori forti nel mondo, quindi a me io mi ispiro più ai centrocampisti, non so, Modric, Xavi Alonso, quei giocatori così sono quelli che mi piacciono di più. Sì, ciao a tutti e due, Francesca De Vincenzi, Parma Press. Io vi chiedo in che condizioni siete fisicamente, se vi sentite già pronti. Vabbè, tu eri già in panchina, so che tu invece hai giocato con la primavera per trovare minutaggio. Se vi sentite già pronti e se vi siete già fatti un'idea di dove possa arrivare questo Parma. L'obiettivo è la salvezza, i tifosi sognano qualcosa di più, così voi come lo vedete questo Parma neopromosso ma tanto bello? Io sì, mi sento pronto, sono stato giocato quasi tutte le partite, il girone d'andata in B, quindi penso di essere pronto a livello fisico. Poi la squadra, penso, l'obiettivo è la salvezza, poi quando si raggiunge quell'obiettivo penso che si potrà pensare ad altro. E Abdu? Fisicamente posso dire che non sono ancora al 100%, perché sono venuto da un infortunio di 8 mesi, diciamo, un po' lungo, però ci sto lavorando insieme al mister per ritornare in forma. Spero che questo Parma ci salviamo prestissimo e speriamo il meglio